Il DJI Osmo Mobile 3 Combo è uno stabilizzatore a tre assi per smartphone, economico ma di buona qualità. Costa 129 euro e supporta smartphone fino a 210 grammi di peso. Supporta sia smartphone Android che iPhone tramite la sua app dedicata DJI Mimo. Vediamo cosa contiene la scatola. C'è un sigillo praticamente invisibile da rimuovere. Ogni parte è imballata in una busta di plastica morbida piacevole al tatto. Ecco l'elegante custodia rigida per il trasporto del gimbal, con una tasca laterale. Con lo stabilizzatore ben ripiegato al suo interno. Vediamo cos'altro c'è in dotazione. Il contenuto è ben imballato e ben fermo all'interno della scatola, talmente tanto che non esce. Abbiamo il comodissimo treppiede smontabile con i piedini in gomma. È in materiale plastico, il che lo rende leggero ma dà l'impressione di essere molto robusto. Abbiamo gli adesivi antiscivolo per fissare meglio lo smartphone al supporto. Vediamo cos'altro c'è nella scatola. Abbiamo il laccetto da polso per evitare che il gimbal ci sfugga di mano durante un uso intenso. Si fissa nella fessura alla base dell'impugnatura e ricorda quello della Nintendo Wii. Abbiamo poi il cavetto USB di tipo C, essenziale per la ricarica del gimbal. Cosa manca ancora? Abbiamo poi un elegante sacchetto DJI per trasportare il treppiede da solo, dato che non ci sta nella custodia rigida, oppure per trasportare sia gimbal che treppiede insieme. Diamo un'occhiata più da vicino. Lo stabilizzatore è di materiale plastico ma di buona fattura, appare robusto e non troppo pesante, circa 400 grammi. Da spento i tre motori brushless sono liberi di girare fluidamente. Vediamo quali sono i tasti funzione. Lateralmente abbiamo il tasto zoom avanti e indietro, un'impugnatura ergonomica gommata, un joystick per muovere manualmente il gimbal in tutte le direzioni. Sopra abbiamo quattro LED che indicano lo stato e il livello di carica della batteria. Abbiamo poi il tasto rosso per scattare foto o registrare video. Il tasto M serve per passare da foto a video. Lateralmente abbiamo il connettore di ricarica USB di tipo C. Abbiamo una presa USB per poter ricaricare lo smartphone in caso di emergenza. Abbiamo poi il grilletto multifunzione che permette con un clic di attivare la modalità tracking e con tre clic rapidi di passare dalla camera anteriore a quella posteriore. Sotto troviamo la filettatura per il treppiede o un cavalletto. Si monta rapidamente, ed è essenziale ogni volta che dobbiamo ricalibrare il gimbal prima dell'uso, in modo da essere certi di registrare video allineati perfettamente con l'orizzonte. Puoi vedere come si configura l'app DJI Mimo, quali sono tutte le sue funzioni rapide e come si calibra il gimbal prima dell'uso? Lascia un commento.